Buonasera a tutti, siamo qui per il nostro appuntamento, per le dirette di A Mano Disarmata con Giovanni Fasanella, che potete seguire sui nostri social, la pagina di Giovanni Fasanella, la pagina Facebook, la pagina e il canale YouTube di A Mano Disarmata. Questa sera abbiamo come ospite Alberto Franceschini, un protagonista della storia italiana, e con lui seguiremo la nascita delle Brigate Rosse nel microcosmo di Reggio Emilia, che è la città dove Alberto è nato, e poi un po' il dipanarsi della storia intorno all'organizzazione. Come sempre ci farà da conduttore con le domande e con le sue osservazioni Giovanni Fasanella, alla quale io lascio la parola. Intanto vi saluto e ci vediamo alla fine. Arrivederci e buona serata. Grazie Paolo e ciao Alberto e buonasera a chi ci sta ascoltando. Voglio subito dire una cosa, è che questa, se qualcuno si aspetta questa sera del sensazionalismo, ebbene che sappia che non è questo l'intento dell'incontro con Alberto Franceschini. Con Alberto Franceschini cercheremo di capire perché uno come lui, nato in una delle famiglie più rosse, di una delle città più rosse d'Italia, Reggio Emilia, ha compiuto la scelta di fondare le Brigate Rosse, poi sempre seguendo il filo della sua storia personale, della sua testimonianza di fondatore delle Brigate Rosse, cercheremo di capire che mondo, che ambienti, che personaggi hanno ruotato intorno alle BR e infine, attraverso quali processi e quali domande e quali esperienze Alberto Franceschini ha compiuto infine la scelta di rompere con l'organizzazione da lui fondata, di rompere con quella storia di riconoscere gli errori commessi. Per chi ci ascolta, vorrei aggiungere un'ultima cosa. Questa, Alberto Franceschini ha pagato interamente il suo debito con la giustizia e non ha mai commesso reati di sangue. È stato arrestato e ha scontato una pena di 18 anni di carcere per sequestro di persona, partecipazione a banda armata ed altri reati, diciamo così, minori, ma mai è stato condannato per reati di sangue. Bene, e prima di iniziare la conversazione con lui per inquadrare meglio il personaggio, che, ripeto, è stato con Curcio e altri il fondatore delle Brigate Rosse, quindi è l'uomo che ha iniziato, contribuito ad iniziare una delle storie più tragiche del nostro paese. Ecco, vorrei citare le sue stesse parole in un'intervista, in un libro, intervista che facemmo insieme qualche anno fa, che cosa sono le BR, e alla domanda, ma lei proprio all'inizio di questa conversazione ha detto di avvertire ancora oggi il peso di quella responsabilità. Per la gente il suo nome è indissolubilmente legato alle Brigate Rosse. Lei è Alberto Franceschini, fondatore delle BR, e la sua risposta fu: questo purtroppo è vero.
e la contraddizione tra il desiderio di una vita normale e anonima e l'essere costretto a fare di continuo e in pubblico i conti con la mia storia. Ci sono molti miei ex compagni che si sono sposati, hanno avuto figli e i figli non sanno assolutamente nulla del passato dei loro genitori. Quei compagni cercano di far finta che non sia successo nulla. Loro possono permetterselo, io no, perché, come ha detto lei prima, ho contribuito a far nascere la malapianta. Forse è un sovrapprezzo che devo pagare alla gente. Ecco, questo è Alberto Franceschini, così come lui stesso si è descritto. Bene, allora Alberto, cominciamo proprio da qui. La tua famiglia, la tua città è una storia molto, ma molto interessante che abbiamo in parte già anticipato sulle nostre pagine Facebook. E ci vuoi raccontare un po' dell'ambiente familiare prima di passare a quello della città, Reggio Emilia, che sicuramente ha avuto un peso nelle tue decisioni? Intanto buonasera a chi ci ascolta, buonasera anche a voi che mi avete invitato a questo confronto molto tranquillamente, appunto, penso, senza grandi voli d'argini, ma cercando di stare molto, molto sulla realtà, sul piccolo interno. Qual era diciamo così, il mondo da cui nascono le DR? Vedete che io sono nato nel 1947, quindi io sono nato nel 1947, cioè quindi era appena finita la guerra, no? E gli strascichi di questa guerra ancora si manifestavano negli scontri, anche che portavano a morte, feriti, la parte, diciamo, della resistenza che era per il continuare la lotta armata, la parte quindi, diciamo, di avere come modello di riferimento la Russia, Stalin, e dall'altra parte il modello occidentale, americano, chiamiamolo come meglio aggrada, e da questo scontro ne uscivano continuamente anche di violenza. Tendo a credere che sono stati ammassati dei preti. Alberto, una figura. Sì, prego, prego. Continua. No, concludi pure la tua risposta. No, volevo passare il testimone. Diciamo. Grazie. No, una figura per te molto importante, un modello, fu tuo nonno. Ci puoi dire due parole su tuo nonno, su chi era e sul fascino, diciamo, e le sue idee, il suo modo di essere, il suo modo di rapportarsi con te ebbe? Beh, una delle figure, appunto, storicamente per me fondamentali come persone individuali, è mio nonno. Mio nonno che in qualche modo si è fatto tutte le guerre, era nato nella fine dell'Ottocento, e si è fatto prima la guerra di Libia, poi la guerra, la prima guerra mondiale, poi siccome uno dei fondatori del Partito Comunista a Reggio Emilia fu arrestato, mandato al confino, rimase fuori appunto al confino fino alla fine degli anni 30. E poi, ritornato dal confino, ci fu lo scontro di nuovo, la crisi determinata dal fatto che era ancora crollato il fascismo, no? E quindi
si pensava ad un mondo nuovo, diverso, che invece si trasformò in qualcosa di assolutamente negativo, dove appunto mio nonno fu costretto a fuggire di nuovo in montagna, questa volta, tenendo presente che aveva 60 anni, e si era messo a fare, aveva ricominciato a fare l'automato. Lui faceva il cuoco, però mi diceva fondamentalmente. Però ecco, c'è la figura di mio nonno che mi raccontava tutta una serie di vicende tipiche di quegli anni in maniera come delle favole, cioè io, quelle erano le mie favole. Quindi, diciamo così, sono vissuto e cresciuto proprio dentro questo tipo di mentalità. Non c'era ansia, c'era quando Stalin. Vai, vai. Accanto a tuo nonno c'era una donna straordinaria che si chiamava Idea. Ce ne puoi parlare? Sì, Idea era la moglie di mio nonno, ed era mia nonna, che io non ho mai conosciuto perché è morta a metà degli anni 30 quando mi ero in carcere. Morta, credo, per malattia, perché non si capisce, nessuno ci ha mai passato, almeno a me personalmente è passato le notizie su mio nonno. Diciamo che l'aspetto principale è che mia nonna era stata appunto una delle fondatrici delle prime leghe operaie, soprattutto contadine. Era una persona che sapeva leggere e scrivere, cosa non facile per gli anni 1915, 16, 20, e addirittura ci sono delle foto sue dove lei guida una macchina, una delle prime auto Fiat, si chiamava, non ricordo come si chiamava, mentre mio nonno era analfabeta, quindi non poteva dare degli esami, era mia nonna che era analfabeta. Diede l'esame e insieme si inventarono la possibilità di andare a vendere stoffe e cose dai contadini, questa macchina che avevano preso. Però dopo pochi anni di questo lavoro, di nuovo ritornarono i fascisti, l'Emilia fu attraversata da uno scontro ferocissimo ancora. Tra comunisti e anticomunisti, fascisti, diciamo. Quindi si creò una situazione in cui li bruciarono i magazzini con le stoffe, e quindi dovette ritornare da una parte in galera all'altra. Chiedo scusa se interrompo. Alberto, lei dovrebbe alzare un po' la voce perché riceviamo messaggi che proprio la sentono poco. Quindi si Così, avvicini con ecco, questo. cerco di avvicinarmi. Così, Però mi senti beh, è bene? proprio il. Provi un po' un attimo a parlare. 1, 2, 3, io sto parlando, Ecco, dico, sto adesso va volendo. meglio, adesso va meglio. Dovrebbe tenere questo Sì. tono di voce. Va bene, Così. cercherò di Sì. tenerlo senza straparlare. Va bene. Continua, se vuoi. O hai Vabbè, finito? diciamo che questa qui siamo alla prima fase Sì. del ragionamento. Quindi continua tu a fare le domande. E poi c'era tuo padre, che era il custode della Camera del Lavoro di Reggio Emilia. Vivevate tutti insieme, te e tuo padre, tuo nonno, nell'appartamento della CGIL di Reggio Emilia, ma tu in particolare condividevi la camera con tuo nonno e quindi potevi ascoltare i suoi racconti di guerra, i suoi racconti sulla resistenza, che come hai detto tu poco fa, erano le favole, diciamo, che ascoltasti da ragazzino. E poi c'erano le serate intorno a Radio Praga e a Radio Mosca. Puoi rievocare un po' il clima di quegli anni?
in famiglia. Tieni presente che così la voce va bene, questo tono. Sì, va benissimo. Va benissimo. Allora, dicevo prima, io sono nato nel 1947, i miei non avevano una casa, perché allora le case erano state dalla guerra, i casini, eccetera. E vivevano nel solaio, nel soffitto, in una soffitta che era la sede poi del Partito Comunista. Cioè, venivano utilizzate una serie di strutture, no, ex fasciste, ad esempio prima era la Casa del Fascio, che poi fu, dopo la conquista, trasformata in casa per i comunisti, Casa del Popolo, eccetera. Questo è il primo punto. Cioè, io, scherzando con me stesso, sono sempre detto che la scopata dei miei genitori è stata fatta all'interno di questa soffitta comunista, per cui c'era, secondo me, nell'aria che respiravano c'era la volontà di andare oltre il presente, no? Per cui ho un rapporto diretto di nascita già con il Partito Comunista. Se sono nato nel Partito, quando uno dice è nato nel Partito Comunista, no, lo dico proprio sul serio. Sono nato nel Partito Comunista. Questa era la realtà nostra. Poi successivamente, tenendo presente che nel frattempo si viveva ovviamente insieme, io ricordo vagamente, ero piccolissimo, con mio nonno, mio nonno, poi mio padre e mia madre. No, si viveva come un piccolo nucleo familiare che in qualche modo cercava di rimettersi a lavorare, per cui poi mio padre andò a lavorare alle Reggiane, si chiamavano, che erano fabbriche metalmeccaniche che costruivano allora strutture di guerra, carri armati soprattutto, eccetera. Mio padre andò a lavorare questa fabbrica, questo nel 47-48. Poi era una fabbrica importantissima, tieni presente che occupava 15.000 operai in una città in cui 100.000 erano le persone, quindi praticamente ogni cittadino aveva a fianco un operaio della Fiat, della fabbrica. Questo è il secondo punto, cioè il ritornare in fabbrica, quindi ritornare in una dimensione, come si diceva allora, di classe, quindi decisiva da un punto di vista delle scelte personali. Però, come tutte le cose che vanno per il loro verso, la fabbrica fu chiusa. Cioè, dopo 2 o 3 anni di lavoro la fabbrica si cercò di chiuderla. Gli operai si imposero si costruiscono delle lotte anche importantissime, dove i contadini portavano gli operai che occupavano la fabbrica, portavano i cibi, no? I loro cibi, le loro quindi si costruì questa alleanza contadini operai, i quali la cosa interessante è che gli operai volevano dimostrare che si poteva benissimo con la struttura di quella fabbrica costruire invece che carri armati, costruire dei trattori per sviluppare l'agricoltura, e per dimostrarlo costruirono 3 dei trattori che li chiamarono R60. E questi tre cingolati, diciamo così, uno è ancora esiste, che va a Campigine, dove c'è il monumento
ai fratelli Cervi, no? Si va lì, lo trova, all'ingresso trova questo trattore che era esattamente uno dei tre trattori dell'epoca. Quindi questo ti dà l'idea della complessità e dell'intercapedine in cui tutte le cose andavano a finire. Senti, tu hai raccontato un episodio molto divertente a suo modo per, diciamo, dare un'idea di qual era il clima che si respirava in quegli anni. Siamo negli anni 50, anni 60, all'interno della sezione del Partito Comunista del tuo quartiere, che era, mi pare, San Lorenzo, giusto? Il No, quartiere? Santa Croce. Santa Croce, scusa, è il santo c'era. Santo c'era. Anche i santi in questa storia, come vedremo tra poco, hanno, diciamo, un ruolo. Da Allora, ne fare. parliamo dopo. Quindi nel quartiere di Santa Croce, quella sezione era quel famoso ritratto appeso al muro. Che caratteristiche aveva Il quel ritratto quadro? appeso al muro. Sì, Il quello ritratto appeso. bifronte. Esatto, quello dei Togliatti da Navarra, segretario del partito, Stalin. tu voltavi il quadro e c'era Stalin, questo ancora nel Sì. 58-59, cioè, nella mia sezione, quella che si chiamò la destalinizzazione, Sì. no? Quella che fu la destalinizzazione si sviluppò lentissimamente, anzi, per i miei anni per niente, appunto, come esempio che facevo prima, formalmente si doveva far finta di essere comunisti tutti di un pezzo, in realtà il punto di riferimento era ben altro, più articolato. Quindi Alberto, c'era all'interno del Partito Comunista Reggiano e della tua sezione in modo particolare, c'era una forte resistenza, diciamo, al processo di destalinizzazione. È così? Sì, ed era in rapporto questo, era chiaramente in rapporto a quella che veniva chiamata allora sviluppo della lotta di classe. Cioè era chiaro che c'erano tutta una serie di dimensioni uscite dalla resistenza, che erano importanti, ma limitative, troppo limitate, troppo limitative, non erano in grado appunto la chiusura reggiana, della fabbrica. Prima dimostra come in realtà per molti di questi operai la democrazia eccetera, non erano stati sufficienti a cambiare radicalmente il loro punto di vista. Al punto che avvenne dei fatti delittuosi che in qualche modo avevano per riferimento la mia sezione, nel senso che ho già raccontato varie volte nel libro, no? Di questo compagno che dovette fuggire nel 53-54, dovette fuggire a Praga perché era un ex operaio, era un operaio della fabbrica. Fuggire a Praga perché era stato accusato di aver ucciso il direttore della Reggiana. Cioè, quindi questo ti dà l'idea complessa. E poi ci furono varie, per cui questa persona, che posso dire il nome tranquillamente, Attolini si chiamava di cognome, era il presidente della sezione, della nostra sezione, per cui in qualche modo era un mito. Poi però dopo alcuni anni ritornò in Italia perché ci fu un'amnistia per tutti i reati commessi in rapporto alla partigiana, quindi fu considerato anche questo fatto come in rapporto alla lotta partigiana, che era anche vero. E quindi diciamo, la presenza di questo compagno per me, insieme a mio nonno, a mio papà, rappresentano chiaramente
un background da cui non potevi sfuggire in nessun modo. Tant'è che, lo dico qua se poi non scordo, Attolini, questo compagno, che era poi molto legato anche a me, è quello che mi ha dato le due pistole, le famose due pistole, quando io adesso dovrei raccontarla in lunga, no, quando io scappai, cioè me ne andai da lei e andai a fare il clandestino, lui mi incontrai con lui, che mi diede due pistole, che erano le sue pistole, e queste, di queste due pistole la foto è nel sequestro Macchiarini. Il sequestro Macchiarini io volutamente utilizzai questa, cercai di utilizzare al meglio io della lotta armata e non solo questo, lui che era un pensionato di una piccola pensione ovviamente, che ogni anno dava a mio padre dei soldi da portarmi, cioè soldi presi dalla sua pensione che lui voleva far in qualche modo dire: io ti voglio aiutare, io ti aiuto anche quando stai male. Ecco, sì, volevi concludere la risposta, Alberto? No, vai. No, ecco, quindi diciamo le tue decisioni sono maturate in quel clima di grande ambiguità che c'era nel Partito Comunista di Reggio Emilia, un partito diciamo diviso tra due opposte pulsioni, una pulsione rivoluzionaria, insurrezionalista, stalinista e filosovietica, e poi la pulsione diciamo così riformista tra virgolette togliattiana e poi accentuata da Enrico Berlinguer. Diciamo questo è il conflitto che vivi tu all'interno del Partito Comunista e come te tanti altri tuoi compagni iscritti allora alla FIGC, che rappresentarono poi il nucleo più forte delle Brigate Rosse, ma di loro diremo tra poco. Insomma, era questo il clima. Sì, era certamente questo, era questo clima di uno scontro, anche non è che diventava mai violento tra noi, tra compagni, ma di uno scontro ideologico fortissimo, ad esempio sul dibattito sulla Costituzione, cioè se la Costituzione italiana per noi era insufficiente a dimostrare, a sviluppare cioè, un'alternativa reale al mondo, ed era questo quello che per noi era uno degli aspetti, tant'è che al congresso che si tenne a Bologna, dove fu sancito che la Costituzione italiana era la Costituzione accettata dal Partito Comunista, alcuni di noi anche ci rifiutammo di votarlo e ci astenemmo, non votammo contro ovviamente, noi ci astenemmo. Era il congresso, Alberto, giusto per contestualizzare, in cui Enrico Berlinguer venne formalmente eletto vice segretario del partito dopo il valore di Luigi Longo. E con quella scelta voi, tu e i tuoi compagni della FIGC, che poi avrebbero condiviso di lì a poco le tue scelte, eravate giunti alla conclusione che con Enrico Berlinguer alla guida del PC non c'era più alcuna possibilità di fare la rivoluzione, l'insurrezione armata. Sì. È così. Tant'è che noi poi da lì in avanti, dal 72-73, nei nostri documenti, anche volantini, documenti ufficiali, non parlavamo mai dei comunisti del PC, ma li chiamavamo i berlingueriani. Quindi noi in qualche modo tendevamo a rimarcare questo fatto, che quella trasformazione che stava avvenendo nel Partito Comunista era qualcosa che era legato ad una persona, ma non a un reale movimento sociale.
questo era. Per cui tu troverai tutti i volantini sempre il termine berlingueriano. Ok. E diciamo che quello era il periodo in cui avevate un piede dentro la FIGC, l'organizzazione giovanile del Partito Comunista, e l'altro piede fuori. E nasce a quel punto l'esperienza del cosiddetto appartamento. Ci puoi dire, non ti voglio costringere a dare risposte troppo lunghe perché vedo che diciamo, hai un po' di mal di gola, ma ci puoi dire in breve in che cosa consistette l'esperienza dell'appartamento e chi ne fece parte insieme a te? Tieni presente che il termine appartamento non è che ce l'avamo dato noi, sono gli altri che ci chiamano appartamento. Noi ci autodefinivamo collettivo politico operai e studenti. Ecco, ed era questo il, diciamo così, il nostro manifesto, cioè un insieme di possibilità di cambiamento determinate da questo tipo di scelta. Quindi quello che poi fu chiamato l'appartamento era un luogo di incontro sia politico ma anche di tipo psicologico, di tipo umano, cioè noi riprendevamo un'esperienza che era già stata fatta Stati Uniti, che avevamo fatto in Europa, in Germania, soprattutto, che era l'esperienza delle comuni, cioè di pensare al sviluppo della lotta di classe attraverso una serie di strumenti che erano strumenti di vita in comune, quindi anche di cambiamento. E qui ritorniamo a quello anche che ti dicevo del 43 di mio padre, mia madre, anche loro era una piccola comune, se vuoi, era come un ritorno alle origini. Ecco, l'appartamento, diciamo, il gruppo più consistente numericamente, ma anche politicamente, era il gruppo, diciamo, di militanti o ex militanti della Federazione Giovanile Comunista. Possiamo citare soltanto dei nomi prima di passare alla domanda successiva. Insieme a te chi c'era? Prendiamo dei nomi famosi. Prospero Gallinari, il presunto uccisore di Moro successivamente. Poi. Ma potrei fare un sacco di nomi per dirti, però il vero punto è che noi eravamo una cinquantina di persone, in quelle che facevano riferimento a questo fantomatico appartamento, e questa dimensione era molto nostra, nel senso che certo noi poi ci incontravamo con i compagni di Milano, ci incontravamo con Lotta Continua. Sì, aspetta Albert, non anticipare, perché prima di parlare di quello ho un'altra domanda. Diciamo, quello era diventato un, diciamo, era la fase di passaggio, la fase intermedia tra il PC e la scelta irreversibile della lotta armata. E il movimento, cioè il PC e il movimento di quegli anni, il movimento sociale di quegli anni. Ecco, e fu l'appartamento una sorta di luogo di pellegrinaggio, diciamo così, da parte di una serie di esponenti della sinistra rivoluzionaria che vedevano in voi qualcosa di estremamente interessante. Ma prima di toccare questo aspetto, perché poi ti chiederò di fare dei nomi, anche un po' di descriverli, questi personaggi, dobbiamo parlare necessariamente di un signore che ebbe per voi un ruolo, perché non ci furono solo i comunisti stalinisti, diciamo, ad influenzare le vostre scelte, ma anche dei cattolici. E uno
di questi esponenti cattolici che per voi ebbe un ruolo fondamentale si chiamava Corrado Corghi. Prima che tu ne parli, io vorrei dire subito due cose su Corrado Corghi, che fu uno dei fondatori della Gladio in Emilia-Romagna, democristiano, dirigente della Democrazia Cristiana, fondatori della Gladio in Emilia-Romagna e prima ancora durante la Resistenza il capo del servizio informazioni delle formazioni partigiane cattoliche. Ecco, questo era Corrado Corghi, che poteva vantare anche un rapporto molto stretto con Paolo VI, al punto, a te la parola. Era suo ambasciatore. Al punto di costruire una possibilità di rapporto che poi sperimentammo durante il secolo Sossi, il magistrato Sossi. E lì con lui riuscimmo a costruire una mediazione con il Vaticano, che in qualche modo ci permetteva, che poi ci permise anche di vincere da un punto di vista politico la battaglia, nel senso che ad esempio noi chiedevamo la scarcerazione di una decina di compagni, ci fu concessa, però non fu mai scarcerato nessuno ovviamente, però appunto di fondamentale era per noi il rapporto con Corrado, non solo da un punto di vista da un punto di vista appunto tattico o strumentale, ma anche rispetto a un confronto con le idee di una persona che si aveva il potere, come si muoveva e ci dava, diciamo così, anche dei consigli di non fare errori di un certo tipo. Ecco, quello era il periodo in cui lui era l'ambasciatore personale di Papa Paolo VI in America Latina, in una fase in cui la teoria, la teologia, vogliamo definirla, della liberazione, influenzò molto i movimenti della lotta armata in America Latina, a cui voi vi ispiravate in quella fase. Ecco, gli incontri che avevate periodicamente in casa Corghi, che importanza ebbero, diciamo, dal punto di vista della vostra formazione rivoluzionaria? Tieni presente che il punto, adesso la discussione era molto più complessa, però il punto chiave su cui lui insisteva continuamente con noi era quello di dire: non abbiate paura a essere dei populisti, perché ci accusavano anche di questo, no? Non abbiate paura, perché ciò che o la lotta armata si violenta, si lega a degli obiettivi precisi, reali, che trasformano la vita delle persone, oppure diventa un aspetto del potere, una dimensione così assolutamente non radicata socialmente. Quindi come tale un errore potreste fare, compiendo queste scelte in modo sbagliato, fareste un errore gravissimo. Questo è interessante, perché poi è la logica che noi abbiamo cercato di seguire nei primi semestri. Erano legati alle lotte operaie sostanzialmente, o alle lotte antifasciste, quindi c'era tutto un'idea nostra, che era quella di dire, ispirata anche appunto dall'esperienza sudamericana, in particolare dei Tupamaros, che era un gruppo di guerriglia di Roma in Uruguay. Per cui ecco, ci sono tutta una serie di cose che sono interessanti da questo punto di vista, come rapporto con il mondo cattolico. Un mondo cattolico che per certi aspetti era più radicale di noi, molto più radicale di noi. Certo, è proprio così, anche se se ne parla pochissimo. Dicevo che l'appartamento, sia
come luogo fisico che come punto di riferimento politico-teorico, diciamo così, come esperienza rivoluzionaria che si stava sviluppando, proprio perché era considerata in qualche modo una sorta di punta dell'iceberg, cioè una parte del Partito Comunista Rivoluzionario che cominciava ad emergere, a tirar fuori la testa, fu visto come un punto di riferimento da tanti leader della sinistra extraparlamentare dell'epoca, e molti diciamo, venivano da voi per confrontarsi, per discutere, per organizzarsi anche. Puoi citare qualche nome? Beh sì, di nomi che posso citare tantissimi, però devo dire che la cosa importante è questa, che appunto noi eravamo un gruppo uscito dal partito, dalla FCC, dal Partito Comunista, e non erano tantissimi quelli che nascevano in questo modo, l'esempio Lotta Continua che nascevano in questo modo. Il Partito Comunista manteneva o cercava di mantenere una propria di non disgregarsi, cioè di fronte all'attacco dei movimenti. L'aspetto principale, secondo me, è proprio questo: quello che era di riuscire a trovare un punto attraverso il quale demolire se è troppo. Insomma, disarticolare il Partito Comunista. Tant'è che qui appunto non so se parlarne, se ne vogliamo parlarne adesso oppure più tardi, di ricordare l'esempio già Giacomo Feltrinelli, che è uno che viene dal comunista ed era un comunista che finanziava il Partito Comunista e non solo. Poi Giovan Battista Lasagna, un grande, un ex partigiano importantissimo, vicepresidente dell'Ampi dell'epoca, medaglia d'argento al valore militare durante la resistenza. Ecco, tutte queste persone che io ho raccontato a volte, noi ci incontravamo con queste persone ovviamente, no? E esprimevamo il nostro punto di vista rispetto ad una serie di cose. Giovan Battista, cioè Lasagna, era molto interessato a quello che dicevamo, però anche molto critico. Tant'è che lui sosteneva che era impossibile in una società come quella capitalistica avanzata, era impossibile sviluppare un processo di guerriglia di lunga durata come ha fatto Mao. E quindi lui, non come battuta spiritosa, disse: ma quanto avete intenzione di continuare a combattere, per quanto tempo? Noi abbiamo detto, dicevamo una frase di Mao, 300 anni, e lui diceva: allora io me ne vado un po' prima, abbiamo altre cose da fare. Questa fu la sua risposta, tant'è che lui rimase ai margini poi nostri, facendo anche l'avvocato, perché era avvocato. Ma non partecipò mai direttamente, mentre invece Feltrinelli partecipò direttamente, tant'è che morì, si ucciso, poi ne riparleremo. Un attimo, ne parleremo quando si arriverà diciamo alla nascita formalmente delle Brigate Rosse. Ancora un momento sull'appartamento, ma insomma, a proposito dei nomi, insomma, venne Lucio Magri a discutere con voi insieme alla Castellina e tanti altri. Certo. Cioè, c'era una fetta, Sofri, diciamo così. Adriano Sofri. C'era una... però appunto era, in base al discorso che ti facevo prima, non è che loro erano interessati alle nostre cose, erano interessati a reclutarci, a costruire, certo, fare in modo che questo gruppo di persone, no, uscita a vista che per loro significava probabilmente possibilità di sviluppo, no? Quindi come tale, però appunto non furono mai interessati realmente. Loro avevano una loro idea, appunto, la lotta continua, ed erano assolutamente convinti che quella era l'idea giusta, non è che c'era un rapporto
creativo intervenuto. Però voi per loro eravate quella parte di comunisti o di ex del PC che si stava finalmente, diciamo, spostando verso le posizioni rivoluzionarie, finalmente, dal loro punto di vista. È così? Anche se tu dici rispetto a Magri e alla Castellina. In generale, diciamo, tutta quella serie di personaggi che venivano da voi, che volevano sentire, che cosa avevate da dire, che volevano conoscervi anche personalmente, che volevano stabilire un rapporto politico con voi. Noi, io ti ripeto, eravamo molto selettivi e soprattutto eravamo, per noi era fondamentale la famiglia da cui arrivavi, la tua storia personale. Infatti, se uno va a vedere la nascita delle BR, vede tutte le persone, tutti i personaggi, trova 2/3 di questi che sono di famiglie operaie e comuniste. Cioè Certo. questo è lo puoi proprio vedere dal punto di vista strategico. Se per noi questo è decisivo. Poi fumo fregati invece da alcuni di questi che facevano ovviamente il doppio gioco. No? E però. Aspetta. Cioè, però abbiamo stabilito già un punto fermo, e cioè che una, forse la più importante, radice politica ideologica delle Brigate Rosse, almeno di quelle originarie, era una radice marxista-leninista, comunista, cioè che affondava, diciamo, nell'esperienza di una parte della resistenza e di una parte di quel partito comunista che, nonostante Togliatti, continuava a sognare l'ora X della rivoluzione. È così. Questo è un Sì, punto fermo. certo, No, se no ci questo è sono studi di essere. assolutamente, questo è assolutamente un punto da non discutere, da mettere neanche in discussione, cioè, fondamentale questo aspetto qui. Però ti ripeto, l'importante era anche il movimento di quegli anni, perché Sì. certo noi eravamo una minoranza, però eravamo in una dimensione eravamo convinti che tutto era possibile, no? E quindi come tale c'è un aspetto delle nostre scelte che è positivo, no? Cioè, è folle, no? Però è positivo, cioè, quando appunto la Magna dice ma quanto volete sa 300 anni, noi glielo dicevamo non tanto scherzando, sì, pensavamo che durava la lotta di lunga durata, però eravamo assolutamente convinti. Di lì alla nascita, al congresso di fondazione delle Brigate Rosse, che non si chiamarono subito Brigate Rosse, ma il primo nome fu quello di Sinistra Proletaria, fu brevissimo, perché di lì a poco ci fu a Pecorile, sulle colline reggiane, il congresso di fondazione delle Brigate Rosse. Ecco, chi c'era a quel congresso? Eravate in 100 a quel congresso, raccontato ufficialmente come un congresso studentesco, in realtà il momento della decisione, cioè del passaggio dalle parole ai fatti, dalla teoria all'organizzazione. Chi c'era in quel congresso che si svolse, se non ricordo male, nel 1970? È così? Sì, nell'agosto del 1970. Lila, adesso raccontartela tutta è faticosissimo perché era No, no, complessa. no, quello che. Capito? Cioè, certamente ci fu lì la rottura che poi, di cui non se ne parla, con quelli che noi chiamammo poi i super clan. Cioè, di queste 100 persone circa che eravamo a questo convegno, eravamo tutti d'accordo sul fatto che bisognava passare ad una fase di lotta armata, cioè, questo era il punto, perché se vuoi questo è il punto dirimente di tutti i rapporti tra noi all'epoca e i vari gruppi tipo Lotta Continua, Potere Operaio, eccetera. E questi,
facevano un sacco di chiacchiere, di discorsi, cioè parole di istruzione, poi in realtà non facevano un atto che un atto illegale. Quindi questo era il primo aspetto principale, che noi centro che siamo lì, c'è la gente di altro continente, la gente cattolica, però con l'idea di dire bisogna fare delle cose, cioè usciamo di qua decidendo di fare delle cose, di nuovo delle chiacchiere. E questo è ciò che diventa sinistra proletaria, infatti, no? Che durò pochi mesi, perché però noi avevamo assolutamente capito che se volevamo andare avanti dovevamo chiudere con le esperienze legali, per poi riprenderle eventualmente, ma chiudere e muoversi sul terreno della lotta armata, dimostrare che si può fare, che è possibile farla, che sia possibile raggiungere degli obiettivi. Questo era l'aspetto principale. Per cui di questi centinaia, diciamo, di persone, circa la metà cioè costituì quelle che poi chiamammo successivamente alcuni mesi dopo le Brigate Rosse. L'altra metà circa costituirono il gruppo che loro stessi si autodefinivano Imperion, e che nella. Dimmi, Ti fermo Alberto, ti fermo Alberto, che ci arriveremo, ma arriviamoci gradualmente, sempre seguendo il filo dei fatti, il filo cioè di quello che tu hai visto con i tuoi occhi, ascoltato con le tue orecchie. Quindi, diciamo, insieme al gruppo più consistente numericamente, politicamente e anche dal punto di vista organizzativo, dell'appartamento, cioè dei militanti ex FIGC reggiani, c'erano poi alcuni che arrivavano da Milano, altri che arrivavano dalle esperienze dell'Università di Trento, altri dalla facoltà di sociologia, Curcio e Maracagol, due nomi per tutti, altri che arrivavano da esperienze diciamo ex partigiane delle valli piemontesi e poi su tutti un signore, diciamo che ebbe, possiamo dire così, in qualche modo il ruolo di regista in quel convegno, e cioè Corrado Simioni. beh, certamente fu non, regista non solo, da solo ovviamente, ma perché l'altra Certo. figura che diceva anche importante era Renato Curcio. Diciamo, certamente c'erano due posizioni che vengono fuori da quell'incontro, che sono tutte posizioni sulla presa della lotta armata, diciamo. Però in modi con modalità diverse, cioè per noi la lotta armata è qui, ritorniamo a Corvi. O la lotta armata si legava a degli obiettivi molto chiari e precisi, oppure Delle istanze sociali, diciamo così. delle istanze sociali, esatto, oppure diventava nulla. Anzi, probabilmente anche molto pericoloso perché poteva essere strumentalizzabile. Infatti, tantissimi sono stati tentativi di strumentalizzarci, di cui E quale di una queste due parte. posizioni incarnava Simioni? Simioni, diciamo così, incarnava una posizione che non era quella, per lui non aveva senso partire dal basso. Come volevano fare, infatti poi bruciamo le macchine, eccetera, eccetera, dei cavi, eccetera. Per lui bisogna partire assolutamente dall'alto, cioè lui era molto legato al modello tedesco, della RAF, cioè, per i quali l'obiettivo principale era muoversi a livello strategico, quindi partendo dagli obiettivi tipo la NATO, tipo cose di questo tipo, mentre noi invece no, noi alla NATO arrivavamo addirittura nell'82, per dire. Per noi invece era fondamentale muoversi sul sociale, cioè in modo tale che la gente venisse coinvolta da fatti concreti, e da lì ne nascevano
dei successi anche dal punto di vista Possiamo dire così, Alberto, per sintetizzare, cioè che voi sostanzialmente il gruppo di Reggio Emilia eravate in qualche modo le BR Movimento, mentre Simioni e il suo gruppo del Super Clan, poi magari se ci dice perché si chiamavano Super Clan, erano quelli che sostenevano invece la necessità dell'azione esemplare e del colpire sempre più in alto, obiettivo sempre più importanti. È così? Sì, no, certamente è così. C'era proprio questa divaricazione tra noi che, a giudizio loro, facevamo delle piccole cose insignificanti, perché loro i significati li volevano trovare sui giornali dal punto di vista strategico, ma noi invece li trovavamo nella realtà. Di operai a cui era stato ridato il lavoro, cioè c'eravamo posti degli obiettivi che noi potevamo verificare e non avevano come terreno principale la separazione dal contesto sociale in cui si muovevano. Questo è il grande difetto, credo. E quindi come si concluse quel convegno formalmente? Ma formalmente si concluse che d'accordo insieme decidemmo di partire a fare le prime cose. Noi cominciamo, cioè i primi di settembre, ad attaccare, a bruciare le auto, cose piccole, bruciare le auto dei capi delle fabbriche, soprattutto della Pirelli. No? E loro invece cominciarono a mettersi la prospettiva di costruzione dell'organizzazione. Cioè per loro importante, per noi l'organizzazione si costruiva nella lotta, nelle cose che facevamo. Per loro invece l'organizzazione si poteva costruire solo fuori dalla lotta, perché la lotta ci avrebbe fatto sputare, cioè questo era il ragionamento. Quindi era paradossale il discorso. Eravamo tutti e due sulla lotta armata, però di questo questa lotta armata ce ne eravamo due versioni completamente diverse, però sta di fatto che mentre noi poi, forse giusta la nostra tesi, lo dimostra il fatto che poi noi la lotta armata l'abbiamo fatta, l'abbiamo sviluppata in maniera sempre più allargata, diciamo, loro, e qui diventa l'ambiguità dei cosiddetti super clan, che noi chiamavamo super clan perché erano più clandestini ancora dei clandestini, quindi era questo quello che e quindi il problema vero è che, e qui adesso non credo che sia qua l'ora e la voglia di raccontare le vicende loro. Ti lascio riposare un momento, Alberto, perché vedo che il tuo mal di gola ti senti. Allora ti fermo, quindi ti faccio parlare. Il capo del Super Clan, il leader del Super Clan, cioè del gruppo ancora più clandestino, cioè il gruppo che teorizzava la necessità di alzare il livello dello scontro, cioè Corrado Simioni, in quell'occasione al convegno di Pecorile era accompagnato da una signora piuttosto curiosa, diciamo così. Vogliamo ricordare chi era? Ricordo, la segretaria del segretario generale di Manlio Grosio. Ma il Simeone ve la presentò come la collaboratrice diretta. Segretaria. Però noi con loro e con lei non facevamo mai nulla, cioè noi. Cioè la cosa da aver chiaro è che facciamo questo convegno, ma subito dopo c'è quell'altro evento importante, quella compagna in Grecia, no? Dove saltarono, dove i due compagni che andarono ad Atene per fare un attentato, allora c'era il fascista a potere. La bomba scoppiò, morirono questi due compagni
morì appunto in particolare questa compagna che in qualche modo Corrado si rivendicò come azione fatta. Ovviamente, per noi quello invece era esattamente l'opposto di quello che andava fatto, anzi c'era qualcosa di provocatorio, perché era saltata questa cazzo di automobile, no? Perché, soprattutto perché io avevo organizzato questa roba senza dirci nulla, cioè io e gli altri non sapevamo quello che successe, non l'avevamo mai saputo, se non quando è successo. E questo per noi fu una rottura verticale totale con lui, chiaramente. Aspetta Alberto, aspetta, corri, so che sei stanco della voce. Facciamo un'altra. No, ma saltiamo dei passaggi importanti. Un altro passaggio importante è quello del periodo del primissimo periodo della clandestinità a Milano. Siamo tra il 1970 e il 1971, primissimi mesi del 72. Il rapporto con Simioni era particolare, perché Simioni vi faceva, qui stiamo parlando sempre di fatti che tu, Alberto, hai visto con i tuoi occhi, vissuto in prima persona, vi faceva compilare dei questionari che a voi sembravano strani, è così? Che cos'erano quei questionari? Beh, erano, ognuno di noi doveva consegnarli appunto, questionari che diceva, che distribuiva, dove c'erano varie domande, tra cui anche quelle a carattere sessuale, eccetera. E io mi rifiutai di comprarlo e dissi, lo compilo nella misura in cui tu lo compili anche tu, cioè ognuno ce lo scambiamo. E poi vabbè, sarebbero tanti gli episodi, adesso veramente non sono tantissimo no. Parlare. Però l'aspetto chiave è questo, che questi serigliani in Francia fecero forse queste azioni qua sbagliate, si ritirarono in Francia anche lì protetti, perché loro hanno sempre avuto dei rapporti strani con situazioni del potere importanti e protette, come quella che si diceva prima di Valle Ambrosio, eccetera. E per cui per noi c'era il rischio, lo pensavamo, che fossero legati comunque ai servizi, se non ai servizi francesi. No, ma non corriamo, Alberto. Allora, restiamo ai fatti, cioè che Corrado Simioni vi faceva compilare dei questionari, e quei questionari diciamo anche sulle vostre abitudini, diciamo più intime, diciamo. Ecco. E quei questionari dove finivano? Finivano sulla scrivania, sul tavolo di qualcuno? Ah beh, questo è come, in che senso, di qualcuno? Di un certo Roberto Dotti. Ah, beh, è una lunghissima la storia. No, vabbè, ma la facciamo, possiamo raccontarla anche brevemente, diciamo. Ma no, cioè, se non si raccontarla brevemente. No, provo a sintetizzarla rapidamente per, diciamo, alleggerirti il peso della fatica. E cioè, Corrado Simioni vi faceva compilare questi questionari, e poi questi questionari venivano portati a un suo amico, cioè a una persona che lui conosceva, che si chiamava Roberto Dotti. E Roberto Dotti all'epoca era il direttore della Terrazza Martini di Milano, che era il tempio della mondanità intellettuale milanese. Ecco, ma per voi Roberto Dotti era soprattutto una mitica figura di capo partigiano, è così? Beh, noi, tutta sta vicenda, come dico, Roberto Dotti, molto successiva. Noi all'epoca non sapevamo niente di questo, non sapevamo neanche dell'esistenza di Roberto Dotti. Questo lo avviene a un certo punto, da un certo momento in poi.
una serie di eventi ci mettono davanti a questa. Però Roberto Tosi con Dotti con noi non ha mai avuto niente da spartire dal punto di vista. Cioè, non è che era stato un capo partigiano, è vero, tutto quanto, ma lui non aveva mai tenuto rapporti con lui. Tu personalmente, ma Maracagol sì. È così? Sì, sì. Una volta dove portò i questionari e lei fu a dire che gli sembrava strano questo personaggio. Cioè, il punto chiave è che intorno a noi ronzavano una serie di situazioni di personaggi, ognuno con i suoi obiettivi, diciamo, con la sua, sua volontà di arrivare, no? E noi dovevamo districarci cercando di salvare il salvabile dal punto di vista della realtà, capito? Cioè mantenere questo discorso comunista, cioè questo era il discorso. E, diciamo, poi c'è un'altra storia piuttosto curiosa, poi torniamo a Simioni, diciamo, su questo Roberto Dotti, perché di lì a poco morì e ci fu un famoso necrologio pubblicato sul Corriere della Sera. Era un necrologio firmato dagli uomini della Franchi, è così. Gli uomini, la Franchi era l'organizzazione di Edgardo Sogno che durante la Resistenza, Edgardo Sogno medaglia d'oro, la Resistenza italiana, e in quel periodo era la rete, diciamo così, del SOE britannico in Italia. E quindi la Franchi, gli uomini della Franchi, firmarono quel necrologio in onore di Roberto Dotti subito dopo la morte, e definendolo uno di loro, giusto? Sì. Ma noi non ci siamo un capo. No, so che era. Voglio dire che noi diciamo, cioè, ci poniamo il problema di Roberto Dotti proprio da quando leggiamo questo necrologio di cui tu parli. E quindi quello ci ha fatto fare ruotare la macchina indietro per vedere cosa c'era di importante per noi da capire. Però sono già realtà lontanissime da noi. Certo, realtà lontanissime da voi, ma i questionari da voi compilati finivano sul suo tavolo. Tant'è che poi, qualche tempo dopo, tu quando leggesti quel necrologio, ti venne il dubbio e chiedesti a Maracagola, dice, ma scusa, è per caso lo stesso Roberto Dotti a cui tu portavi i questionari? E cosa facesti per molto tempo nel cimitero di Milano? Infatti, questo, il problema era, come hai detto tu adesso, come verificare se questo Dotti era lo stesso Dotti, perché avrebbe potuto essere omonimie, no? Ovviamente. Era lo stesso Dotti che lei aveva incontrato una o due volte per dargli queste sfide. Per cui come fare a fare in modo che si riuscisse a sapere o Mara potesse affermare se era giusto o sbagliato l'ipotesi che stavamo facendo. E per cui andammo io e Roberto di Bene al cimitero dove era sepolto, staccammo la foto di questo di Roberto Dotti, la staccammo e la portammo a Mara a vedere, la quale disse, ma non disse un assoluto negativo, disse, io non vederla così mi mette per non essere lui, perché per età eccetera, però non posso darvi la certezza di questo fatto. Però la cosa interessante è che poi Caselli, giudice istruttore, cita nel suo, nella sua
Cos'era? Un'ordinanza di rinvio a giudizio? Sì, adesso non mi sembra una roba del genere, adesso non mi ricordo il termine tecnico. Quindi lui dice, c'è due righe dove dice che cosa strana, aveva trovato un appartamento, eccetera, eccetera, la foto marmo di una persona che poi fu individuata in Dotti. Cioè, quindi dal punto di vista giuridico era così. Cioè, c'era questa rete, Caselli forse non era in grado di capire tutto, però la rete c'era, faceva riferimento a questo. Certo. Tra l'altro, ricordiamo per chiudere il capitolo di Roberto Dotti, che Roberto Dotti aveva avuto una storia abbastanza simile a quella del compagno Attolini, della tua sezione di Santa Croce. Roberto Dotti era stato in qualche modo implicato, Ah, guarda. torinese, nell'assassinio del direttore generale della FIA, Terio Codecà, e prima ancora di un altro omicidio, ed era fuggito in Cecoslovacchia, a Slovacchia. Praga, sì, dove aveva frequentato corsi, No, diciamo, lui di li aveva fatti i sabotaggio, corsi. Li faceva i corsi. frequentato e tenuto, era docente, diciamo, era docente di sabotaggio, diciamo, di questa materia del tutto. E Sì. all'epoca, quando voi Maracagolla gli portava i questionari, era contemporaneamente l'uomo che esaminava tutto, diciamo, delle vostre vite private, persino delle vostre abitudini intime, e al tempo stesso era braccio destro, braccio operativo di Edgardo Sogno, che stava organizzando il golpe bianco contro Aldo Moro. Questo è un altro dato di fatto, perché risulta oltretutto anche da atti giudiziari, vero? Sì, Perfetto. vero. Allora, chiudiamo il capitolo Dotti e riapriamo per un momento il capitolo Simioni, perché a un certo punto si arriva a una rottura insanabile fra, diciamo, il gruppo tuo e di Curcio e il superclan diretto da Corrado Simioni. E questo avviene, lo spiego io brevemente, questo avviene perché certi metodi adottati da Simioni, tu hai accennato poco fa proprio all'attentato all'ambasciata americana ad Atene, in cui Simioni aveva fatto delle cose all'insaputa di voi altri, tua e di Curcio, coinvolgendo la stessa Mara Cagol, che all'epoca era la compagna di Renato Curcio, e Curcio si arrabbiò moltissimo. Ma al di là, diciamo, dell'arrabbiatura di Curcio, il dato di fatto è che le visioni tua e di Curcio e di Simioni erano a quel punto inconciliabili, e si arrivò alla rottura. È così? Certo, ci arrivò la rottura, una rottura che era anche profondissima, cioè per cui io e Mara ci mettemmo anche in cantiere l'idea di ucciderlo, Simeone, di farlo fuori, perché ci eravamo convinti, e soprattutto Mara ne era convinta, sul fatto che appunto fosse legato a dei servizi. E quindi, come tale, era un nemico da eliminare. Questo. Lui si salvò da noi, certamente, anche perché poi credo che non avremmo mai fatto nulla contro di lui, in realtà, avevamo altro da fare. E si rifugiò con il gruppo suo in Francia, perché una delle Françoise, una delle ragazze di era la nipote della BPR. Quindi anche qui alla BPR servizi francesi, eccetera.
Quindi, ogni volta che si arriva da qualche parte, si arriva sempre In Francia. a qualche roba di questo tipo. Non tocchiamo la Francia, se no si arrabbiano, Alberto. Diciamo. Che cosa? Non Dimmi. tocchiamo la Francia, se no si arrabbiano. Ah, no, Ma la comunque, Francia non vuole dire. dopo la rottura, lui e il suo gruppo fuggirono in In Francia, a Francia, a Parigi. Lì si Parigi. reinsediarono. E la cosa interessante in tutto questo meccanismo è che si reinsediarono in posizioni anche importanti, strategiche, sulla NATO, eccetera, eccetera. E la tesi ufficiale che loro davano a chi parlava, a chi gli parlava, gli chiedeva delle cose di noi sulle Brigate Rosse, eccetera, lui rispondeva che, agli intimi ovviamente, che erano i capi delle Brigate Rosse, che in realtà le Brigate Rosse non avevano il cervello delle Brigate Rosse, era lui, ma lui lo diceva apertamente ai fedeli, ai fedelissimi, che anche in modo per giustificarsi, perché non stava lì a fare un cazzo, insomma. Ti fermo, Alberto, perché se no c'è subito qualcuno pronto a dire che questi sono tuoi teoremi, tue congetture, eccetera. Darei la parola invece al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Credo prima commissione parlamentare d'inchiesta sull'assassinio di Moro, credo la prima, l'8 luglio 1980, Dalla Chiesa depone davanti alla commissione parlamentare e a un certo punto dice, parlando proprio del gruppo parigino di Simioni, che dice che aveva fondato a Parigi una scuola di lingue chiamata Hyperion, Dalla Chiesa dice: tutti fanno cacito testualmente, è un atto parlamentare, è la deposizione del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Dice: tutti fanno capo a quella scuola e mi dicono effettivamente che è una scuola che vive nel lusso, nell'abbondanza, e vi vengono invitati a frequentarla persone, tra virgolette, persone, tra virgolette, che vengono contattate da questi stessi signori, li invitano e invitano anche professori di altre nazionalità o a tenere dei corsi o a frequentare corsi di aggiornamento. Ecco, questo è il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa alla Commissione Moro nel luglio del 1980. Non c'era ancora Mitterrand sarebbe stato eletto presidente della Repubblica Francese soltanto un anno dopo, nel 1981, ma già a Parigi si era insediato un gruppo di persone che avevano avuto a che fare con la nascita delle Brigate Rosse e vivevano nel lusso, come diceva Carlo Alberto Dalla Chiesa, non Franceschini. Ecco, io mi fermerei qui su Hyperion, non aggiungerei illazioni perché insomma mi sembra che le cose parlino da solo. Vorrei solo farti una domanda. Simioni, che ruppe con te e Curcio, mantenne però dei rapporti qui in Italia, cioè aveva in Italia una sua rete. Certo, ti presento Vanni Mulinaris, che credo sia il secondo personaggio insieme a Simone importante di quella rete. Quindi lui aveva tutta una rete certamente costituita da persone in genere, c'era di rete, noi reclutavamo operai, barboni, cose del genere. Lui reclutava a livelli altissimi, cioè almeno così apparentemente era quello che sta dice, che dice della Chiesa, che giustamente dice della Chiesa. Cioè, c'è come una divisione dei ruoli, no? Per cui da una parte c'è chi fa una certa cosa, e dall'altra parte si ripete la lotta di classe, no? Da una parte i capi vivono nel lusso, parte
gli operai, i proletari vivono nella frugalità delle cose che fanno. Ma i riferimenti di Simioni all'interno della vostra organizzazione, cioè all'interno delle Brigate Rosse allora, cioè quindi nei primi anni 70, chi erano? Non ho capito. I riferimenti, cioè gli uomini di Simioni all'interno delle Brigate Rosse mentre lui se ne stava a Parigi con il suo gruppo. Ma guarda, nessuno, cioè, dal punto di vista, adesso poi non so chi erano, ma noi quando abbiamo fatto la rottura con lui, ci siamo guardati bene da reputare nessuno che in qualche modo avesse stare con lui. Cioè, lui insieme a una decina che venivano da Reggio Emilia sono spostati in gruppo. Come è un'organizzazione che si sposta, non è alcune persone. Ognuno dandosi dei ruoli, loro si sono dati dei ruoli, per cui chi doveva fare certe cose, c'era chi. E questo lo dico, non lo dico, cioè, agli atti giudiziari, un testimone di varie organizzazioni, eccetera. E, per cui la sua è sempre stata, sin dall'inizio, ma come io credo, come l'ho conosciuto, sempre uno di qualcosa, mai l'individuo da solo. No, lui aveva sempre una seconda dimensione in cui muoversi. Un personaggio, adesso è morto purtroppo. Sì, sai, no? Beh, l'ho scoperto del tutto casualmente, che la notizia della sua scomparsa è stata tenuta nascosta per un anno e un mese dopo Simioni morì. Innocente Salvo. Prego? Gli hanno dato la medaglia, no? Sai che gli hanno dato la medaglia? Sì, anche questo. Certo. Le beneficenze più alte della Francia. Sì, per servizi resi nel campo degli alloggiamenti, diciamo così, questa è la motivazione ufficiale della presidenza della Repubblica Francese dell'epoca, Jacques Chirac, per servizi resi, diceva la Repubblica Francese a partire dal 1967, quindi 3 anni prima del congresso di fondazione delle Brigate Rosse, Corrado Simioni forniva già servizi nel campo della logistica e degli alloggiamenti in Francia allo Stato francese e per questo venne diciamo ricompensato con un'alta onorificenza. Abbiamo così, diciamo, inquadrato, senza fare troppe dietrologie, ma limitandoci ai fatti, anche il personaggio Simioni. C'è adesso un'altra domanda, Alberto, che molti... e poi alla fine spiegherò perché noi ci diamo del tu e ci chiamiamo per nome, perché non è casuale. Ma Alberto, l'altra domanda che anche molti nostri ascoltatori si pongono e riguarda le circostanze dell'arresto tuo e di Franceschini a Pinerolo nel settembre, mi pare, nel 1974. Ecco, del 1974. Cioè, quello è in qualche modo un anno spartiacque nella storia delle Brigate Rosse, nel senso che è una data tra un prima e un dopo. E la storia è arcinota, fu un'operazione condotta brillantemente dai carabinieri dell'antiterrorismo, infiltrarono dentro le BR Girotto, frate Mitra, il quale vi diede un appuntamento alla stazione di Pinerolo. A quell'appuntamento, secondo leggende, e vorrei che tu le confermassi o le smentissi, o che comunque ci dessi qualche dettaglio in più, dovevate essere in 3. Curci, tu e un certo Mario Moretti. E invece alla fine vi ritrovaste soltanto tu e Curcio, e non si seppe mai perché Moretti non si presentò, secondo
alcune voci perché qualcuno gli fece avere una soffiata e gli disse di non andare quel giorno a quell'ora alla stazione di Pinerolo perché avrebbe incontrato i carabinieri dalla chiesa. È così? Ci puoi dire qualcosa in più in proposito? Beh, no, diciamo che in parte è così, nel senso che oltretutto Moretti si è incontrato con fratello Mitra prima, cioè con fratello Mitra avvengono tre incontri, questo è quello che ricordo. Il primo con Renato Curzio, il secondo con Moretti, il terzo con me, che però non dovevo neanche andarci a un confronto, tant'è che io mi trovo lì, i carabinieri aspettavano Curzio, cioè, avevano chiaro e tondo che era quello il loro obiettivo. La mia presenza, anche dagli atti giudiziari, è strana, dicono ma chi è questo? Non è che conoscevano in realtà. Ma chi è costui che appunto viene fotografato, eccetera? Perché ogni incontro viene fotografato. Lì, allora, il punto chiave è che quindi Moretti era stato fotografato certamente al secondo incontro. No? Però, diciamo, non ha conseguenze, tant'è che non è nemmeno inserito nei processi, dei primi processi nostri a Torino. Non fu mai all'inizio come brigatista, diciamo. La seconda cosa è quella che tu mi dicevi, che arrivò è assolutamente motivato agli atti, arrivò la domenica, non ricordo queste date purtroppo, la domenica doveva essere arrestato Curzio, questa era la telefonata, quindi mentre invece, questo è l'8 settembre, mentre invece la telefonata è del 12, del 6 settembre, cioè di due giorni prima, del giorno, non della domenica, ma del giovedì. A questo i carabinieri, questa diciamo così dritta, arrivò all'organizzazione il giovedì, quindi già con un anticipo notevole rispetto alla possibilità di salvare, allora si pensava a Renato Curzio e basta. Invece in realtà Moretti, che doveva cercarci, non riuscì a trovarci per una serie di motivi, si è diventato tutto lungo. Troppo lungo. E siamo stati arrestati, io e Renato. Ecco, questo è il fatto, il dato di fatto, cioè che per una ragione o per l'altra, diciamo, Moretti scampò all'arresto. E scampato all'arresto divenne il nuovo capo delle Brigate Rosse. E con Moretti... No. Prego? No, prego Alberto? Mi senti? Pronto? Sì, ti sento, ti sento. No, vai allora, vai se mi senti. No, dicevo, quindi Moretti diventa il nuovo capo delle Brigate Rosse e con la gestione di Moretti inizia un'altra storia delle Brigate Rosse. E sì, certo. La storia delle Brigate Rosse che alzano progressivamente il tiro, esattamente come Simioni aveva teorizzato qualche anno prima. È così? Sì, è così. Diciamo che però la tempistica, cioè, non è che Moretti vinse subito. Moretti ci mise un anno circa a diventare il capo delle brigate. E lo diventò anche e soprattutto perché tutti i brigati furono arrestati. Se uno fa ragionamento molto semplice, cioè vengono arrestati tutti, erano rimasti fuori nel 76 da quello che mi avevano poi raccontato. E sono rimasti liberi 3-4 compagni di Reggio, oltretutto, due di Reggio, Bonisoli, che erano dei ragazzini, ultimi arrivati. Ma di tutta la genia precedente, tutti furono praticamente arrestati, rimase solo appunto lui con due o tre personaggi
Azzolini, che erano appena arrivati nella clandestinità, cioè da un mese, due mesi erano tutti della regione, eccetera. Per cui la dimensione di dire il capo, no, è vera da un certo punto di vista, ma il capo perché non c'è? Dice un altro che cosa fa? Certo, però insieme ai fatti cosa porta? certo. Di fatto, comunque, diciamo che con la gestione Moretti c'è un processo di progressiva e inesorabile militarizzazione delle BR, comincia la fase degli omicidi politici, la fase delle gambizzazioni e così via, il crescendo, diciamo, fino al caso Moro. Ma diciamo adesso, prima ci avviciniamo alla fine, Alberto, perché vedo che sei stanco sì, quindi grogi. Non ti trattengo, non voglio trattenere. Non ho la tua esistenza, non ce l'ho la tua esistenza. Però c'era una cosa che volevo chiederti. Sempre naturalmente sul filo della tua testimonianza diretta, di quelle circostanze curiose, diciamo, del vostro arresto e di quello che venne successivamente al vertice delle Brigate Rosse, ne avete mai discusso con gli altri compagni e con Curcio in particolare? Durante la vostra detenzione in carcere? Cioè, vi siete interrogati? Diciamo, Sì, certo. Ci sono state anche accuse specifiche, in particolare sempre riferite a Moretti. Ma sono certamente... Però il problema vero è che quando sei in carcere sei tagliato fuori dal mondo anche dal punto di vista psicologico. Per cui certo. Diventa difficile affrontare un problema del tradimento. Diventa veramente difficile perché è l'aspetto che più diventa l'aspetto più autodistruttivo che ci possa essere. Cioè, per cui tu pensi, ti poni il problema di pensare in positivo, di dire, vabbè, non è successo niente di grave, tutto andrà per il meglio. No. Questo era l'atteggiamento nostro, rispetto, soprattutto mio di Renato, rispetto alle critiche che altri invece facevano appunto la gestione Moretti, eccetera, eccetera, noi in qualche modo cercavamo di fare da mediatori, certo. Evitare che tutto si spopolasse, anche perché oramai era talmente chiaro che comunque lui aveva ricostruito l'organizzazione a modo suo, diciamo, e quindi se andavi solo a toccare un mattone crollava tutta la tua. Dovevi decidere che cosa fare, se accettare di discutere le Brigate Rosse, cosa che abbiamo fatto, perché a un certo punto sì, almeno io me lo sono posto in maniera precisa il problema. Se il tutto avviene perché è nelle sue mani, nelle mani di Moretti, meglio di distruggere che tenere una realtà che poi produce cose negative. Certamente. Quindi al di là, diciamo, delle opinioni di ciascuno di voi, il dato di fatto è che in carcere ne parlavate tra voi, cioè era argomento delle vostre discussioni, cioè questo possiamo dirlo, diciamo, con certezza. Non è un'interpretazione, una deduzione, è un fatto. No, certo è un fatto, assolutamente sì. Come immagino in carcere, e qui veramente siamo alle ultimissime battute di questo incontro, vedo che qualcuno, per esempio Gabriella Annucci, propone di organizzare un secondo incontro, Laura Moretti per esempio. Benissimo, Laura Moretti avrebbe, vedo qui, delle domande da farti. E quindi possiamo fare un secondo incontro, diciamo, appena è passato il mal di gola, diciamo, per discutere, diciamo, della storia che arriva dopo, sei d'accordo tu? Ma guarda, io adesso ho messo dico no,
No, no, cioè, allora ti faccio un'ultima. Di dover ritrovare sempre gli stessi problemi, capito? Sempre, cioè, poi capisco benissimo il tuo atteggiamento, capisco benissimo anche l'atteggiamento di altra gente, cioè, per sapere. Però dire, ci sono anch'io nel mondo dove, che vuole separarsi da questa realtà che ormai sono passati 50 anni, cioè, non esiste. Io debba continuare a martellare sempre sulle stesse cose. Questo è. Per cui certo. Adesso ti dico, boh, aspettiamo un po', vediamo un attimo e poi ci siamo. Va bene, lo teniamo in sospeso, però una domanda te la devo fare, Alberto, forse possiamo anche concludere con questa. È ovvio che tu non puoi dire cose che diciamo hai vissuto in prima persona, di cui sei stato testimone diretto, se non questa, cioè quando arrivò in carcere la notizia del sequestro Moro, quale fu la vostra reazione? Beh, la nostra reazione fu da una parte di stupore e dall'altra di incredulità, cioè questo è aspetto, cioè, era veramente incredibile quello che stava succedendo, questo anche nella nostra mentalità. Fino a quel giorno lì non c'era mai stato, in particolare sia per la nostra organizzazione, ma in Italia per nessuno, non c'era stato un'azione militarmente così feroce, insomma, a questo punto con la morte, sai, di queste persone, eccetera. Per cui quindi la prima reazione è questa, di stupore, poi di timore, di paura, perché noi eravamo comunque prigionieri anche noi, e quindi in qualche modo avevamo consapevolezza di cosa significava essere nelle mani di una realtà assolutamente sconosciuta, come diciamo. Noi non avevamo la consapevolezza. Per cui c'è stato di questo aspetto, noi ce lo siamo trascinati indietro per anni. Bene, Alberto, direi che possiamo concludere e qui. Io solo una cosa vorrei dire, perché diciamo, molti si saranno chiesti, ma perché si danno del tu, perché si chiamano per nome Alberto, Giovanni, eccetera. E in queste video dirette e qualcuno che si svolgono sempre qui, e questa è la mia postazione, non è che voglia far vedere per forza la libreria, molti avranno visto questa fotografia. Ecco, questa fotografia, non so se si vede. Ecco, io e Alberto ci eravamo incrociati, anche se non fisicamente, a Torino durante gli anni 70, poi ci siamo ritrovati credo nella seconda metà degli anni 90. Ecco, questa foto risale proprio a quel periodo. Io sono quello di spalle con il taccuino sul tavolo e quei due signori erano uno, Gino Giugni, vittima delle Brigate Rosse, scampata per miracolo a un attentato, e l'altro Alberto Franceschini. Era un faccia a faccia che feci per Settimanale, il giornale per il quale lavoravo a Roma, e l'interesse di quella iniziativa era una notizia che avevo letto sui giornali. Si era nella fase di passaggio, mi pare, dalla PDS a IDS, quindi la cosa 2, e lessi sui giornali la notizia che Gino Giugni, vittima delle Brigate Rosse, e Alberto Franceschini, il fondatore delle Brigate Rosse, si erano ritrovati nello stesso partito, nello stesso congresso, e quindi quel faccia a faccia per capire i percorsi che avevano portati
due personaggi che durante gli anni di piombo si erano trovati su posizioni così contrapposte, a una sorta, diciamo così, di riconciliazione. Ecco, vorrei concludere con questa piccola ma significativa testimonianza, anche perché sono convinto, penso, che anche Alberto Franceschini oggi abbia il diritto di chiudere definitivamente con quella storia e di non essere più inseguito da quei fantasmi. Ma questo, chiudo davvero, è un problema in Italia, diciamo, di difficile soluzione. Il prossimo appuntamento con Giovanni Pellegrino si intitolerà proprio Il passato che non passa mai in Italia, e cercheremo di capire perché l'Italia è ancora oggi, a tanti decenni di distanza da quei fatti, prigioniera di quella storia. Grazie ad Alberto Franceschini, grazie a chi ci ha seguiti finora, e l'appuntamento è con Giovanni Pellegrino, in una data, non riveliamo ancora la data, ma sarà a breve, e non ci saranno partite di calcio, diciamo così, a farci la concorrenza. Grazie a tutti e buonasera. Grazie a tutti, grazie a Alberto, grazie a Giovanni, alla prossima.